La fisica e la psicologia hanno più punti d'incontro di quanto si pensi. Uno su tutti riguarda ad esempio l'identificare e il tentare di spiegare processi o elementi non direttamente visibili. Se però i risvolti pratici della psicologia nella quotidianità sono noti ai più, quelli della fisica tendono ad esserlo un po' meno. Eppure, questa disciplina spiega, guida e determina molto di quello che ci circonda, a partire dal funzionamento dei nostri smartphone fino ad arrivare alla ricerca di fonti energetiche alternative. Ho parlato di questo ed altro con Enrico D'Urso, insegnante, fisico e divulgatore scientifico, cercando di capire non solo come mai la fisica lo appassioni così tanto, ma soprattutto come e perché questa disciplina può tornarci utile nel quotidiano. Se non ci siamo ancora incontrati, io sono Giovanni Avornia, sono uno psicologo e aiuto le persone a progettare la propria strategia di cambiamento attraverso interviste, approfondimenti e punti di vista alternativi che servono da spunto per uscire da periodi complessi. Vi lascio la chiacchierata con Enrico, noi ci vediamo alla fine del video per un paio di approfondimenti. Enrico D'Urso, benvenuto a Momenti. Grazie mille a te per l'invito. Come stai? Ma è tutto bene, un po' stanco perché è stata una giornata, una settimana molto movimentata e molto intensa, però ci si sta riprendendo in questo inizio di domenica. Bene, 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 dai, sì, perché giustamente loro non lo sanno, loro, ma oggi è domenica, quindi non ci fermiamo, le passioni non si fermano. Sì. Senti, allora, oggi parliamo di fisica, che è un argomento un po' ostico di solito. Io facevo anche dopo scuola con i ragazzi, quindi li aiutavo nei compiti, e quando si parlava di fisica c'era sempre il gelo, no? Quindi anche tra gli educatori che dovevano andare ad aiutarli ci si guardava come per dire chi passa il guaio oggi, io o tu. C'è sempre questo alone di mistero, no? Su questa fisica, però... A un certo punto mi sono imbattuto sul canale YouTube La fisica che non ti aspetti e ho notato un cambiamento, ecco, una sorta di chiave di lettura della fisica. Quindi, questo è il macrocosmo. Intanto ti chiedo, come mai la fisica? Cosa ti ha appassionato così tanto di questa disciplina? Allora, io sono nato quando... Vabbè, sono nato. È quello. Questo proprio da Adamo ed Eva partiamo. E poi dopo passano gli anni, mi pare, per quando avevo 13 anni, i miei padrini del battesimo mi regalano vari libri di Asimov, il ciclo della fondazione, pare dei cieli, questi. E poi mi regalano anche il libro di fisica. Un libro sanissimo a 13 anni che io lo inizio a leggere, il libro di Asimov, e dico, ma cos'è questa cosa? Ma cos'è questa cosa? Ma è bellissimo, ma è ancora più bello questo, ma è ancora più interessante quest'altro. E poi dopo arrivo, più o meno mi pare che sia il penultimo capitolo, quello dell'energia. Oramai sono tantissimi anni che non lo leggo, perché devo leggere cose di un livello, purtroppo e per fortuna, leggermente più elevato. Però quello rimane sempre nel mio cuore, ovviamente, e leggo il capitolo sull'energia, l'energia, come si produce l'energia, e alla fine si arriva all'energia nucleare. Che dico, ma cos'è questa cosa? Ci sono gli atomi, che ho praticamente scoperto 5 minuti prima, e l'uomo ha imparato a spaccare gli atomi per creare energia. Poi dico, ma è bellissimo questo, ma è bellissimo, voglio diventare un fisico per imparare l'energia nucleare. Voglio spaccare gli atomi. Sì, quindi così inizio a studiare tutto questo, come funzionano le centrali, ma già 13 anni una cosa, cioè vabbè, per le competenze che poteva avere, però se il reattore produce vapore, manda nella turbina, la turbina... Poi l'alternatore che è una piccola dinamo, e quindi dico, ma che figata, e quindi da ciò inizio a pensare a tutto, e dico per esempio al mio amichetto di banco, ma tu poi che cos'è che farai, perché hanno 12-13 anni, quindi si doveva già iniziare a pensare ad andare al liceo, ma tu al liceo dov'è che andrai? Io dico, ho 12 anni, non lo so. Io dicevo, io andrò allo scientifico perché voglio iniziare a studiare le scienze.
Quindi tutto questo e poi dopo man mano mi incammino, mi iscrivo a fisica, eccetera, eccetera. E quindi poi dopo prendo la laurea in fisica, lotto anche per fare la tesi triennale a Trino, perché io sono di Alessandria. Ok. Erano state prospettate alcune tesi molto interessanti sulla radioattività, una sull'ARPA, ce n'erano tre, quella Trino, l'ARPA e la seconda che non mi ricordo, perché Trino era la terza opzione. Terza opzione perché Trino è molto distante da Alessandria, ed essendo stage di laurea non ti danno rimborsi, quindi dicono, ok, ci sarebbe questa cosa, però te la devi pagare tu, quindi Trino, centrale nucleare, ci voglio andare subito. Vedrai, c'è proprio Luna Park, però. Luna Park praticamente. Quindi da ciò faccio la tesi a Trino, poi dopo mi laureo, faccio la magistrale in fisica biomedica, faccio la tesi inerente all'atroterapia, cioè l'utilizzo degli acceleratori di particelle in medicina. E quindi questa è tutta la mia vita a quel momento da fisico. Ora sono insegnante in un liceo e cerco di comunicare anche a loro questa nona terza, quindi scoprono la fisica per la prima volta Fantastico. con me. Quindi io cerco di comunicargli la scienza in questo modo e ho iniziato a spiegargliela dicendo: ma voi sapete fisica, l'origine della parola fisica. Tu lo sai, te la ricordi? Non me lo ricordo per niente al mondo e poi ti spiego anche il perché. Allora, fisica deriva dal latino fisica, però qui non è che voglia poi dire molto, e che a sua volta deriva dal greco fisica, che significa natura. Quindi la fisica è lo studio della natura. E quindi i fisici sono i filosofi naturali, cioè gli studiosi della natura. Perché poi si contrappone con la metafisica, metatafisica, che è quello che va oltre la natura, cioè l'uomo, eccetera, eccetera, quindi la persona, l'io, e tutto quello che non è fisica, perché la concezione filosofica greca era: l'uomo non è scusa, la natura è tutto quello che non è uomo. Metà fisica, oltre la fisica, oltre la natura, quindi l'uomo. E allora, intanto ti dico il perché non me lo ricordo, perché cioè, alle superiori ho avuto due docenti di fisica, uno peggio dell'altro, che non me ne vogliano, se mai se stanno guardando, faccio outing, cioè, davvero credo che l'insegnante faccia tantissimo perché ho sempre visto la fisica come una sorta di linguaggio, cioè se capisci la base, cioè se entri nell'ottica del funzionamento della fisica, allora diventa la materia più bella del mondo. Se invece non hai insomma, quella guida che ti permette di accedere al linguaggio, al modo di vedere le cose, di pensare, di uscire anche dagli schemi. E allora diventa una delle materie più incubo del mondo e ti dimentichi anche che cosa vuol dire fisica. E poi parlando sempre con i miei alunni di terza, gli ho detto che la fisica è la modellizzazione del mondo. Quindi tu riesci a fare un modello descrittivo del mondo con la fisica, che però lo puoi fare a livello di comprensione e di precisione che vuoi. Cioè, per esempio, gli avevo fatto proprio questo esempio, la conduzione del calore con una parete, tu puoi mettere fonte calda, una fonte infinita, fonte fredda che riceve calore infinito ed una parete perfetta in mezzo. Quindi si conduce calore istantaneamente, eccetera, eccetera, tutte caratteristiche, tutte loro. Però tu puoi aumentare tutto questo pensando che la parete non sia perfetta, che le due fonti di calore non siano perfette, quindi si raffreddino e si scaldino l'un l'altra. E quindi tutto questo è aumentare il tuo livello di complessità. Però la fisica è la modellizzazione, cioè da un concetto, vedi innanzitutto se è giusto.
E poi, visto se è giusto, tu lo modellizzi in vari modi, prima piano piano con le cose ideali, e poi dopo ci metti dentro, non so, nella parete i mattoni, se sono pieni o se sono vuoti, perché quello cambia totalmente la conduzione, i tondini di ferro, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, far capire com'è che funziona da un modello semplice passare poi man mano ad uno reale. E infatti questa è un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché spesso non si pensa a quante implicazioni pratiche proprio della vita quotidiana abbia la fisica, cioè quanto di quello che ci sta intorno. In questo momento noi stiamo parlando in due parti diverse d'Italia, eppure la comunicazione è sincrona. Come mai? Cioè, cos'è? E ti accorgi e ti rendi conto che dietro c'è la fisica. Eh sì, è tutto, cioè, anche la vita stessa è fisica, perché la chimica è una branca della fisica, cioè dei filosofi naturali, perché una volta il filosofo naturale era fisico, era chimico, era biologo, era proprio filosofo naturale. Poi dopo, con l'ampliare delle conoscenze, uno si è dovuto specializzare, quindi le prime specializzazioni sono state chimica, biologia, eccetera, eccetera. Ora invece c'è la sottospecializzazione, fisica nucleare, fisica delle particelle, oppure anche la sottosottospecializzazione, fisica nucleare, cioè fisica delle particelle ad alte energie, ad altissime energie, quindi proprio si è talmente espansa la conoscenza che devi essere molto specializzato, però il modello base è quello che uno può comprendere di tutto lo scibile. Poi dopo il modello esatto, quello è esatto, ci vogliono C'è poco. lavorare proprio a rompere tante di quelle noci che la bastano. E infatti questa è un'altra cosa che insomma mi incuriosisce tanto e a questo punto te la chiedo. Esistono vari ambiti della fisica. Io prendo come spunto chiaramente la psicologia, che è il mio ambito di interesse. Esiste la metapsicologia, esiste la psicologia clinica, quella sperimentale, cioè ci sono vari modi di leggere il fenomeno. Rispetto alla fisica, però, mi si è aperto un mondo impressionante, c'è cioè la fisica quantistica, la fisica sperimentale. Come funziona l'ambito della fisica? Come ci si orienta? Allora, all'ambito della fisica, allora, ci si può orientare in vari modi. Allora, ci si può orientare, ci sono prima di tutto le prime quattro macro aree, cioè fisica classica, fisica relativistica, fisica quantistica e poi dopo teoria dei campi. Cosa vogliono dire? Allora, la fisica classica è, come dice la parola, tutto quello che è di classico che era conosciuto o classicamente oppure in epoca abbastanza recente, cioè fino alla fine dell'Ottocento. Poi dopo Einstein scopre la relatività e quindi scoperta la relatività noi dobbiamo estendere la fisica classica perché abbiamo una velocità limite, quindi dobbiamo abbandonare la relatività galileiana che diceva che due velocità si sommano sempre esattamente, cioè se io ho un oggetto che si muove a 100 km all'ora, il mio sistema di riferimento si muove a 100 km all'ora, dovrò fare l'addizione di queste due velocità, poi dopo a seconda del verso sarà un più o meno, oppure sarà una composizione di vettori delle nostre velocità, però queste sono cose Sta già tecniche. cominciando a diventare troppo Sì, già complicato, vedi? diventa un po' tecnico. Le Però scuole superiori cominciano a farsi sentire. è il fatto che nella relatività galileiana le due velocità si sommavano sempre in modo esatto, a parte alcuni fattori correttivi, però solamente per l'inclinazione dei nostri due vettori. Nella fisica relativistica invece questi due vettori velocità non si possono sommare esattamente, ma perché abbiamo una velocità limite, cioè la velocità della luce. Quindi noi non possiamo andare come oggetti massivi alla velocità della luce e quelli non massivi, cioè la luce, può andare solamente alla velocità della luce, né un'antichia di meno né un'antichia di più. Quindi quello è uno stravolgimento di tutte le nostre concezioni.
Poi dopo abbiamo la fisica quantistica che ci dice che le nostre energie sono quantizzate, cioè noi abbiamo dei piccoli quanti di energia, cioè delle piccolissime quantità di energia, possiamo intenderlo così, che si sommano man mano le une con le altre. Quindi non è che tu andrai dai 20. Espandiamo totalmente il nostro campo, mettiamolo con il chilometro orario, perché se no in un attimino più difficile. Tu puoi pensare di andare dai 20 km orari ai 21 con tutti gli step in mezzo, cioè 20,0001, 20,0002 fino ai 21. La fisica quantistica invece ti dice che ci sono degli step ben definiti. E quindi tu andrai da 20,1 a 20,2 a 20,3 a 20,4 a 20,5 fino a 21 e tutti i punti in mezzo non esistono. Per esempio, cioè non esiste 20,0001 perché c'è proprio una quantizzazione delle energie. È un insieme discreto e non un insieme continuo. Quindi questo è già un altro stravolgimento e questo si applica per le grandezze piccole, le dimensioni piccole. Ora non mi ricordo più bene, 10 alla meno 8 metri dovrebbe essere. Vabbè. Si iniziano ad iniziare a vedere i primi effetti. E poi dopo c'è la teoria dei campi che ti dice che cosa fanno gli oggetti piccoli, cioè che rispondono alla meccanica quantistica, a velocità relativistiche. E quindi quello è tutto un altro Quindi campo c'è ancora, cioè, è un perché la mix di meccanica tutto relativistica quello che. dice una macchina che va alla velocità della luce, come si trasforma? L'altro invece, la meccanica quantistica, è com'è che si comporta un nucleo atomico, o anche meno. L'elettrone, per esempio, risponde solamente alla meccanica quantistica, e mentre invece la teoria dei campi ti dice tutto assieme, cioè i piccoli a velocità molto veloci. Quindi questa è la prima divisione, però già spiegarti la divisione ci ho messo non so quanto, 5 minuti. No, è un campo veramente vastissimo e proprio per questo, insomma, si rischia poi di perdersi. Per questo ti chiedevo, cioè, c'è una mappa proprio generale, almeno si riesce a capire. E poi la cosa che mi affascina di più proprio della fisica è che credo che comporti anche delle connessioni rispetto a quello che faccio io nell'attività clinica, insomma, all'ambito della psicologia. È proprio andare ad esplorare il non visibile immediatamente, no? Cioè quello che c'è dietro il fenomeno. Prima mi dicevi le particelle, i quanti, cioè sono comunque cose che non è che vedo rispetto, che ne so, la penna la muovo da qui a qui, è un fenomeno che io vedo. Magari il processo che c'è dietro, no, però è comunque un qualcosa di concreto che ho davanti. Andare a studiare movimenti di particelle infinitesimamente minuscole è qualcosa che va oltre, appunto. E credo che questa roba qui abbia a che fare solo con una cosa, cioè con la curiosità. Se non sei curioso a sta roba, secondo me difficilmente ti ci avvicini, ecco. Sì, perché la scienza, quella di confine, cioè tutta quella del CERN, è di per sé una scienza fine a se stessa, cioè una scienza per la volontà di scoprire. Però questa volontà di scoprire necessita di alcuni strumenti ad altissima tecnologia, e questi strumenti ad altissima tecnologia poi hanno ricadute nella vita di tutti i giorni. Cioè, prima ti dicevo l'adroterapia. Forse senza il CERN potremmo aver avuto l'adroterapia, ma è sicuramente grazie a tutti gli studi sul CERN che gli acceleratori hanno raggiunto dei costi abbordabili. Non te lo fai in casa, sono sempre ospedali che costano sempre milioni o decine di milioni di euro.
Però sono costi abbordabili, non sono miliardi di euro, ma sono solo decine di milioni. Devi fare dei supermagneti economici, economici, sempre mettiamo le virgolette, perché non sono propriamente economici, però sono abbordabili, mettiamo forse così al posto delle virgolette. E quindi tutte queste cose hanno ricadute nella vita di tutti i giorni. La scienza di confine ha ricadute nella vita di tutti noi. Speriamo di no, perché se dobbiamo ricorrere alla radioterapia è brutto, però visto che c'è, sfruttiamolo. Sì, si cerca insomma di vedere anche il risvolto pratico, ecco, non è un processo fine a se stesso. Ne ho chiacchierato anche, credo, un annetto fa con Matteo Miruzio, dei ragazzi di Chi ha paura del buio, rispetto proprio alle missioni spaziali, no? E si diceva: ma perché spendere così tanti soldi per un qualcosa che è lì? Cioè, vabbè, lasciamolo lì. In realtà tutta la tecnologia che serve per quelle condizioni estreme noi ce la possiamo tranquillamente riportare anche nella quotidianità, nell'ambito medico, nell'ambito ingegneristico. È una cosa che mi aveva sempre affascinato, era, se non me lo ricordo male, perché non è il mio campo, Matteo se lo ricorda a menadito, erano delle tute per gli astronauti che sono poi servite per salvare delle donne che dovevano partorire, che avevano appena partorito, da delle crisi emboliche. Quindi solamente la ricerca spaziale ti ha dato queste cose, oppure anche il memory foam, dovrebbe essere quello, Vedi? deriva dalla ricerca spaziale, perché dovevano trovare un qualcosa che si configurasse perfettamente con le forme dell'astronauta e renderlo perfettamente umano. Dove c'è il memory foam? Comunque uno dei due tipi di materassi che sono più in voga ora, non quelli con le molle, quelli tipo spugna, però Quelli non proprio. mi ricordo benissimo quale dei due. Dove c'è Ma il senti, memory foam? ma tra un materasso e l'altro ti volevo chiedere un'altra cosa. Rispetto alla divulgazione, no? Perché a un certo punto tu non è che ti sei fermato a dire: sì, ok, ho questa passione, fighissimo, ho i miei alunni, perfetto, però sei andato anche oltre. Cioè, voi avete un canale YouTube che, a mio avviso, è fantastico, in cui fate divulgazione, in cui aprite anche gli occhi a chi guarda rispetto a tematiche anche a volte controverse. Penso per esempio alla questione adesso del nucleare, nucleare sì, nucleare no, e aprono dei dibattiti, quindi non solo stimolano la curiosità, ma invogliano anche a conoscere i fenomeni, conoscerli un po' di più. Come è avvenuto questo passaggio? Allora, dovevo partire da Adamo ed Eva, però quasi. Non dovevamo partire da Adamo ed Eva, però quasi. Allora, tutto nasce con l'inizio dell'università. Giocavo ad un giochino online, Ultima Online, in un server particolare, Dragonlance, e lì c'era una sezione forum in cui si parlava di tutto. E lì si inizia a parlare un po' di fisica, eccetera, eccetera, quindi metto un po' a spiegare anche lì le cose, quindi da lì na nasce l'embrione della divulgazione, mettiamolo così. Passano gli anni, poi dopo vedo un video del Cuso che parlava di radioattività e nucleare. E gli scrivo sotto: senti, ho letto un paio di cose che non vanno troppo bene nel tuo video, ora non ho troppo tempo, quindi ti faccio un breve riassunto, gli faccio un fartiello lungo così, solamente perché non avevo tempo, era passato più lungo. Quindi gli faccio tutto quello e dice: ah, ok, sì, effettivamente lì non l'ho detto proprio così bene, eccetera, eccetera. E quindi poi mi dice: ma non è che avresti voglia di scrivere anche un video su qualcosa che ti interessa, eccetera, eccetera? E mi dice: ma sì, proviamo a scrivere un video. Quindi il mio primo video che ho scritto per il corso era quello della relazione
fra popcorn, LHC e radar. Okay. Perché uno dice, cosa hanno in comune queste tre cose? E hanno in comune il magnetron, che è un generatore di frequenze ad alta frequenza, che è indispensabile per la produzione di microonde, per il funzionamento degli acceleratori e poi per i radar. E quindi senza il magnetron, che è stato prodotto durante la Seconda Guerra Mondiale, gli acceleratori sarebbero rimasti bloccati ad una certa energia, perché non si riusciva ad alzare di molto l'energia senza un magnetron. Per questioni che, se vuoi ti spiego un altro momento, poi sì. Troppo tempo in questo. Poi dopo l'LHC, perché è un acceleratore, quindi è l'evoluzione di tutti gli acceleratori, l'evoluzione finale di tutti, over 9000, di tutti gli acceleratori dall'inizio del Novecento ad oggi. E poi i popcorn, perché sono con il forno a microonde, e il forno a microonde gli serve un magnetron per creare le microonde. Quindi è la cosa che li mette in comune, e uno dice, wow! Nel mio forno a microonde la cosa che è possibile dell'LHC. Quindi questa è la fisica che non ti aspetti. Tu Esatto. ti dici così, cosa c'è? Esatto. Senti Enrico, allora ti chiedo proprio come ultima domanda se hai in ballo qualcosa, cioè se hai progetti futuri rispetto proprio all'evoluzione di questa tua passione, se semplicemente vuoi continuare sulla strada che stai percorrendo. Allora, per il momento mi interessa continuare sulla mia strada, cioè questa strada così molto semplice, fare video, fare post. Mi sta molto piacendo anche parlare molto di geopolitica, di energia, perché questa è una cosa che è intrisa di fisica proprio, perché uno non ci pensa, però gli ultimi aumenti della bolletta sono dovuti alla fisica, perché hai avuto poco vento in Gran Bretagna, hai avuto problemi di approvvigionamento di gas, quindi un po' di politica, un po' di fisica, mettere tutto questo, questo è un argomento che io trovo molto interessante, spero che anche gli altri lo trovino, e poi continuare la mia serie del ciclo dell'uranio. Il prossimo video sarà quello sul riprocessamento. Però posso continuare su questa strada. Mi stanno chiamando per fare un paio di conferenze nei licei, però per il momento continuo questa via. Non troppo, un po' sottotono, mettiamolo così, rispetto ad un Per, rispetto ad un Certo. Farfalle, che sono nazional popolari, Ok. però nel mio Beh, piccolo. però insomma, è bene dare sempre il proprio contributo, piccolo o grande che sia. Perfetto, Enrico, ti ringrazio tantissimo Grazie. e insomma noi ci vediamo, insomma ci sentiamo tramite l'internet e chissà che magari non ci si becca anche di persona. Speriamo. Grazie mille, ciao ciao, buona giornata. Eccoci quindi alle considerazioni finali. Del perché la fisica possa esserci utile nel quotidiano ne abbiamo largamente parlato nella chiacchierata con Enrico, quindi non sto a tornarci su. Quello che però ci tengo a fare è condividere con voi uno spunto su cui ho ragionato a mente fredda e che credo ci possa davvero tornare utile per quanto riguarda il nostro processo di cambiamento interiore. Se dovessi trasformare questo spunto in una formula fisica, potrebbe essere facilità di scelta uguale curiosità per conoscenza diviso consapevolezza di sé. Cosa voglio dire? Voglio dire che tanto più conosciamo noi stessi e il mondo che ci circonda, quindi le varie situazioni in cui ci possiamo trovare, tanto più sarà semplice progettare dei comportamenti o comunque trovarsi in situazioni, scegliere delle situazioni che possono contribuire al nostro benessere psicologico. Facciamo un esempio. Sono una persona timida e introversa. Quindi, conoscendomi, so che determinati luoghi o determinate situazioni possono crearmi un disagio. Quindi,
Tenderò chiaramente ad evitare di trovarmi in queste situazioni per evitare di sentirmi male. Questo mi permette di incrementare il mio benessere, quindi di mantenere un grado di benessere costante. Voi mi direte, benissimo, abbiamo risolto, ma la curiosità che fine fa? La curiosità è la cosiddetta variabile. Quindi se c'è la curiosità, se io ci metto anche curiosità, comincio anche a chiedermi, ma come sarebbe la mia vita se non fossi così timido e introverso? Ma potrei in qualche modo evitare di essere così timido e introverso, ridurre questo grado di timidezza? Guardate come si muove il meccanismo. È proprio la curiosità che ci permette di crescere, di indagarci, di farci delle domande, di esporci, di sperimentarci nei contesti che in qualche modo possono portarci a crescere come persone o quantomeno a conoscere di più noi stessi. La persona timida a quel punto che cosa potrebbe fare? Potrebbe pian piano, da solo o con l'aiuto di uno psicologo, di un amico, di una qualsiasi persona che possa in qualche modo supportarlo, calarsi in situazioni gradualmente sempre più, passatemi il termine, stressanti, quindi che stressano, che giocano in qualche modo con il suo senso di insicurezza, e vedere come reagisce. Quindi calarsi, che so, in una situazione in cui ha un lavoro che lo mette più in prima linea e vedere come sta, quindi come si relaziona, come affronta il problema, quindi analizzarsi, esattamente quello che fa la fisica con i fenomeni. Quindi li sperimenta, legge il fenomeno, effettua degli esperimenti e trae le leggi fondamentali. La stessa cosa si può riprodurre sulla nostra persona. Quindi sono curioso, leggo il fenomeno, quindi sono timido, mi metto in gioco, quindi creo delle situazioni sperimentali, vado a conoscere quella persona, gli chiedo di prendere un caffè, provo a propormi per un lavoro che magari finora non avrei mai fatto e vedo come reagisco. Nel momento in cui raggiungo il mio obiettivo, ecco pronta la legge generale. Quindi se mi relaziono in quel determinato modo e con quelle determinate risorse mie, riesco anche ad essere meno timido ed introverso. Bene, questo è quello che avevo da dirvi. Spero di essere riuscito a comunicarvi in maniera efficace come mai credo che la fisica e quello che ruota intorno a questa disciplina possa tornarci utile nel processo di cambiamento personale. Se così non fosse, chiaramente fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate, quindi se credete che effettivamente il ragionamento che sta dietro alla fisica, allo studio della fisica, possa concretamente tornare utile anche nel quotidiano. Vi ricordo che se avete voglia di farvi stimolare da domande, spunti o punti di vista, potete sempre iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi nessun video. Se invece volete avere un rapporto più diretto con me, potete trovarmi su Facebook, mi trovate con nome e cognome, quindi Giovanni Avornia, oppure su Telegram, @ Giovanni Avornia. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un abbraccio forte e mi raccomando, siate creativi. Ciao!